Cresce la partecipazione dei cittadini alla Corri per Padova, l'appuntamento del giovedì sera dopo le 18 che permette di stare insieme e socializzare con tante persone all'insegna dello sport. Un appuntamento che per molti è diventato fisso e sono immancabili, ma le adesioni salgono ogni giovedì. Appuntamento realizzato dal Comune di Padova in collaborazione con la Polizia di Stato, questo progetto sta attraversando con successo anche tante aree difficili della città che rivivono grazie a questi appuntamenti, come ha raccontato la straordinaria serata in piazza Gasparotto o come giovedì scorso dove l'edizione si è svolta in piazzale Stazione. È da anni che faccio camminate e questa è un'occasione eccezionale per poter smettere di lavorare a certe ore, venire via per poter poi anche incontrare un sacco di persone e dopo portare via anche il mio cane. Una volta correvo, adesso porto il mio cane. Non so se sono io che porto lei oppure lei che porta me. Siamo nella zona della stazione di Padova per questa edizione, questa serata della Corri per Padova, con tante persone, tanti amici. Ormai abbiamo raggiunto e superato i 1000 iscritti ufficialmente, ma anche questa sera saremo molto vicini ai 1000. E allora, la Corri per Padova è un'attività tradizionale della corsa, degli allenamenti, giovedì sera. Si parte sempre puntualmente alle 20:30, ma si cambia luogo ogni sera. Quindi la settimana prossima, per esempio, sarà il primo giovedì di dicembre, saremo alla zona Portello di Padova. Quindi è un modo per anche far conoscere la nostra città, per portare un po' di vita, un po' di allegria qui. Capite che questa è una zona un po' particolare della nostra città, dove ci sono un po' di attività non troppo legali, ma così abbiamo un po' di luce, un po' di musica, un po' di festa e tante persone che per una sera portano vita e amicizia proprio in questa zona.